Rav, noi siamo in un mondo e noi comprendiamo come stiamo vivendo questo mondo e noi abbiamo bisogno di arrivare a una sensazione. Per la prima volta nella vita noi stiamo cambiando i mondi. E quindi arriviamo allo andiamo al bus, è come se noi lasciamo un bus e ne prendiamo un altro, questa è la sensazione. Quando lasci il precedente bus, questo mondo, cioè, io mi sento male, mi sembra di perdere tutte le mie relazioni con la vita, con i miei sensi, con le cose che io. Allora io passo al prossimo stato, ma come posso andare al prossimo stato? Quindi ogni cosa che avviene qui è il lavoro nella preparazione. Dalla prospettiva del creatore, la preparazione che costruisce un gruppo per noi. Quindi rompe il Kli di Adam Harishon e quindi io posso essere nel gruppo, nella decina, mantenermi legato a loro e quindi questo è fatto in un modo come si vede e quindi si mantiene questo e poi uno vuole la società e io non sarò capace di scattare, di cambiare questo e quindi sarà impossibile perché no, non possiamo mantenerci nessuna cosa, il desiderio di ricevere ha un qualche modo di afferrarsi sia in questo mondo verso il nostro ego o nella transizione alla decina in Arbut o attraverso il creatore dove noi ci teniamo legati a lui, perché il desiderio di ricevere non può esistere senza la luce che lo sostiene, che lo sostiene. Quindi noi dobbiamo comprendere che se io preparo me stesso in una decina in tal modo che io realmente sento che questo è la mia vita, il mio, allora non mi preoccupo di questo mondo, del mondo superiore, con il creatore o senza il creatore. Io troverò tutto il potere di cui ho bisogno nella decina, come in loro, in questa struttura che sarà rivelata come Avaya. Quindi troverai in Arankhaili tutto il potere, ogni cosa. E quindi, persino se mi sembra di una persona, quando comincerà ad innalzarci verso l'Ibur, verso lo stato embrionico, quando uno si distacca da questo mondo, è come se ha qualcosa a cui mantenersi, questo è il gruppo, la decina, all'interno della quale necessariamente si connette. Gli stati in cui l'ego attraverso spingendolo avanti e quello che vuole o no, o che sia vuole o no, quindi ha la possibilità di abbreviare il tempo, e invece di volere molto tempo. E in questo modo quindi arriva in uno stato dove egli è aderito al gruppo, io abito in mezzo al mio mondo, mia persona. Allora qui scopre lo stato degli buono, così come noi costruiamo la decina, come che questo Kli nel quale noi passiamo tutti questi stati, persino ci stacchiamo da questo mondo, allora non è un problema. E attraverso questo distaccamento noi arriviamo allo stato spirituale.